Questa è la storia di una sirena. Una sirena ancora pura, incontrastata dai mali del mondo. E di un artista che ha osato. Troppo. All'inizio del Novecento, il nobile Vajasindi decise di omaggiare la città delle Sette Torri con una fontana monumentale. Convocò a palazzo i migliori artisti della zona ionica, chiedendo loro di realizzare un bozzetto raffigurante il loro progetto. Fra tutti, venne scelto il giovane Di Francesco. Dopo qualche tempo, il giovane artista si recò a palazzo dal nobile Vajasindi per mostrare il progetto che fino a quel punto pensava essere definitivo. Durante il confronto col committente vide riflessa in uno degli specchi imponenti della sala una meravigliosa fanciulla, Margherita Vajasindi. Vedendola se ne innamorò perdutamente, a tal punto da renderla soggetto della sua opera. Vedo che lavori per la statua, stanno procedendo bene. Sì, lavorare per questo ambiente ha aumentato la mia produttività. Ma cosa vi sta ispirando per questa realizzazione? O meglio, chi? Una giovinetta del paese. Difatti, poco fa, passeggiando, l'ho vista e ho potuto vedere la sua bellezza, ma anche i suoi abiti sporchi. E ho voluto così trasmetterla nella mia arte. Un intento davvero nobile. Innalzare una contadina ad una sirena per una statua pubblica. Chissà se apprezzerà. Che crede, ha solo con mio marito? Anche noi vogliamo parlare della statua. Oh, nulla di importante, solo dettagli influenti sul lavoro in corso. Poi a mia figlia Margherita gli piacciono queste creature mitologiche, cose fantastiche, vero? Madre, non credi sia meglio vederla al lavoro completo? Non credi sia meglio, signor Di Francesco? Oh, certo che ci credo. Credo che vostra figlia abbia ragione. Sarete in prima fila per la cerimonia di inaugurazione. Il progetto fu reso pubblico e immediatamente il paese si accorse della somiglianza con la giovane Margherita. I rumori della piazza arrivarono all'orecchio del padre che, infuriato, pretese subito di incontrare l'artista. Signor Di Francesco, l'ho chiamata qui oggi perché dovremmo affrontare una discussione molto importante. Cosa le turba? Voci di corridoio. Che voci? In giro, tutti nel paese, nobili e paesani, al passare miei e della mia famiglia, ne parlano. La situazione sta diventando insostenibile. La sirena, la magnifica sirena della quale vi ho affidato la commissione, dicono tutti che somigli molto a mia figlia. Sarà una coincidenza. Vi ho detto che mi sono ispirato a una giovinetta del paese. Ma effettivamente anch'io noto la somiglianza. E inoltre ho sentito dire che voi siate anche innamorato di mia figlia. Sono solo ammaliato dalla sua innocenza e ho voluto catturare la sua bellezza per sempre in quest'opera. Innocenza? Ma voi state parlando di una bambina? Vi rendete conto di quello che dite? E adesso, inoltre, per riparare al danno fatto, la statua che voi dovrete realizzare sarà totalmente cambiata, totalmente rinnovata. Le sembianze non saranno più quelle di una sirena, ma da ora in poi saranno le mie. Di Francesco fu costretto quindi a modificare il soggetto principale della sua fontana, sostituendolo con le sembianze del Vajasindi. L'opera finale fu accolta con stupore e meraviglia da tutta la comunità ionica. Tutti, nessuno escluso, elogiarono l'espressione artistica realizzata dall'astro nascente.
tutti tranne di Francesco, che custodì in segreto l'amore verso Margherita e il busto marmoreo realizzato in suo onore.